Benvenuti a Imprese Quotidiane. Oggi ci troviamo a Belluno e precisamente alla Parafarmacia Olistica, attività associata a ASCOM, in compagnia di Cristina. Ciao. Buongiorno. Ciao. Mi racconti quando nasce questa attività? Nasce nel 2009, a fine febbraio esattamente, il 28. Tu sei farmacista professionista e hai scelto di aprire una parafarmacia. Perché questa scelta? Dunque, sono una farmacista e quindi ho lavorato prima per anni in una farmacia. Poi è stata data la possibilità anche ai farmacisti di aprire questa attività che è un po' diversa, nel senso che qui in parafarmacia non è possibile vendere i prodotti con ricetta medica. Quindi questa è la differenza fondamentale. Tutto il resto è il lavoro che riguarda di più il consiglio, ma il consiglio del farmacista viene dato soprattutto sui medicinali, proprio quelli che non richiedono ricetta, perché il resto è competenza medica, quindi si tratta per il resto di leggere delle ricette e spedirle. E quindi quali sono le specificità di questa tua attività? La specificità è il consiglio, l'attenzione, l'ascolto alla persona, quindi non avendo tutta una serie di altri tipi di incombenze che si svolgono in una farmacia, io mi dedico poi in particolare a tutto quello che è il naturale. Appunto, ho dato il nome di olistica alla mia parafarmacia proprio perché ho una visione della salute più olistica, cioè dal greco holos, una visione un po' globale del tutto. Dove appunto ci sono le cure naturali che prediligo. Mi fai alcuni esempi di tipi di prodotti? I prodotti sono omeopatici, però di tipo diverso da scegliere a seconda della persona, perché appunto nell'omeopatia si deve avere un po' più di attenzione alle peculiarità di ogni singolo individuo. Poi c'è la fitoterapia, le tisane. E vedo anche cura del corpo, no? Cosmesi. E la cura, perfetto, sì. Anche la cosmesi ha a che fare con la cura della persona. Di conseguenza io prediligo delle aziende o biologiche o comunque che non abbiano profumi, conservanti, parabeni, nickel, perché spesso sempre più persone hanno problemi di dermatiti, di allergie, intolleranze. Certo, grazie mille. Grazie a te, ciao, grazie a voi. Per la puntata di oggi è tutto, noi ci vediamo domani con Imprese Quotidiane.